I giovani che devono cambiare il mondo, che devono essere le persone più incazzate, che vanno lì, che vogliono spaccare tutto e cambiare le cose di questo mondo che non va bene. Dove erano oggi? È partito da questo video Ivan Cottini per portare la sua testimonianza agli studenti dell'Istituto Olivetti di Fano. L'ex modello, affetto da sclerosi multipla, era infatti rimasto deluso dalla poca partecipazione di giovani alla manifestazione organizzata a Urbino contro la riforma sanitaria regionale. E la direzione della scuola ha voluto proprio lui come esempio di vita e di speranza per i loro studenti. Purtroppo i giovani non sono più abituati a lottare per le cose, vivono con il parocchio, ormai tutto gli è dovuto e per loro tutto sembra così lontano, ma invece in realtà è molto così vicino, come anche il tema della sanità, anche se sono ancora giovani, ma è un tema che comunque gli riguarda in maniera indiretta e non solo ti riguarda solo se sei colpito, stai male, devi girare per gli ospedali. E per protestare contro il piano sanitario, Ivan la scorsa settimana aveva bruciato i farmaci e sospeso le cure, un gesto eclatante che non è passato inosservato, tanto da ricevere in casa una visita del presidente regionale Ceriscioli e del consigliere Federico Talè, un incontro che si è ripetuto anche pochi giorni fa. Sì, mi sono venuti a trovare a pranzo domenica sotto una bufera di neve a Monte Maggiore. Ceriscioli è stato comunque molto gentile ed educato, lui ci ha messo alla faccia e comunque ha avuto le palle di ammettere lo sbaglio che è stato fatto e mi ha fatto questa promessa in questo, tra virgolette, patto di Monte Maggiore nel quale si impegna a ripristinare tutti i servizi dei tre ospedali che sono sotto questione. Bisogna avere un po' di pazienza e questo è un appello che faccio a tutte le persone che ancora oggi scendono davanti agli ospedali o a incatenarsi e quant'altro. Un po' di pazienza, sono sicuro che ridarà i servizi che ci ha promesso. Visto che sei conosciuto e definito come il guerriero, per che cosa combatterai ancora se le cose non dovessero andare nel verso giusto? Ah, io ho fatto, tra virgolette, la mia promessa, no, all'entroterra, che se Ceriscioli non manterrà il patto, io con tutto l'entroterra, con tutte le persone che comunque muovono dietro, andremo giù in ragione e lo porteremo via da lì. Il progetto dell'istituto è nato dalla partecipazione ad un concorso indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione intitolato Crescere i cittadini per l'anno scolastico. L'iniziativa ha proprio il tema della testimonianza di prove di coraggio e molti dei ragazzi che conoscevano la storia di Ivan avrebbero gradito la sua presenza, concordi i professori e la dirigente del Polo Scolastico 3, Anna Gennari. Vedete in lui un esempio? Certo, lo vediamo sicuramente. Insomma, un ragazzo che poi anche per, diciamo, lanciare un messaggio, no, positivo nei confronti della vita ha deciso di fare quello che ha fatto, no, per poter poi far nascere la sua bambina. Credo che un messaggio forte.